Una straordinaria villa anni 30 nel cuore di Milano. Bello. Il decor è bellissimo per la sua razionalità, la linearità. Noi siamo molto barocchi. Mia sorella abitava di fronte, quindi vedevo sempre attraverso questi cancelli questo spazio magico. E credo che tutti stasera, quelle persone che sono qua, amerebbero. Bellissimo, è bellissimo. È proprio una serata magica. Poi, al di fuori dalle abitudini della moda, sono molto felice di essere qui. Cult questa settimana per Caribei, il nuovo album e CD realizzato dal gruppo Sangre de America, che unisce il fascino dell'antica cultura precolombiana con le sonorità del cuore africano. Formato da un indio sudamericano, una cantante lirica europea e un performer del Congo, il gruppo Caribei si è imposto sul mercato discografico grazie alla sua straordinaria musica che coniuga le più moderne tecnologie a suoni selvaggi e ad atmosfere lontane. Le lingue bantù, quechua e castigliano raccontano le melodie e le storie più antiche, come quella composta a fine 800 dallo scrittore andino venezuelano Tulio Febres Cordero, premiato dall'Accademia d'Arte di Madrid. Prodotto in uno special project dalla Universal Music Italia, Caribei si presenta come uno straordinario viaggio nelle melodie e nella sonorità di uno spirito racchiuso dalla fusione di Afro-Amerindia, una ricerca musicale e un ponte tra passato e futuro che, oltre a riportare in vita il sentimento indigeno e il folklore afro-ispanico, consente di chiudere gli occhi e ascoltare il battito del cuore più antico e affascinante del mondo. Benvenuti alla seconda edizione del Flash. Avete appena visto un estratto del video Caribei. Il brano è parte di un disco realizzato dal gruppo Sangre de America, che racconta con la sua musica l'intreccio etnico e culturale che ha caratterizzato la storia dell'America precolombiana. Insieme alla riscoperta di sonorità di popoli ormai dimenticati, il disco sostiene iniziative e organizzazioni che, come la Survival International, responsabile di SOS Amazzonia, si battono per i diritti umani degli indigeni e per la loro autodeterminazione. En sí, el proyecto es un himno a la esperanza. Ha realizado una ricerca sul folclore de África en América. Porta alla luce la vera historia. E lo vogliamo fare parlando di un progetto multimediale, tra l'altro anche molto ampio, il cui scopo è quello di riscattare la cultura tradizionale sudamericana, con la musica chiaramente. E di questo progetto fanno parte anche i ragazzi che hanno realizzato il CD che vi vogliamo mostrare fisicamente e di cui vi segnaliamo l'uscita. Il disco è questo, è dei Sangre de America, si chiama Caribei e attraverso i suoni appunto del Sud America va a sostenere la cultura afro-amerindia. La presencia de la música o de elementos africanos en Sangre de América está dada por el hecho de que son parte de este continente. We'll be right back.
son comprobaciones? Digamos que los temas son casi como un pretexto para intentar hablar de una situación que se vive en Latinoamérica hoy, como ayer, y que poco ha cambiado. Costa Rica.